Buongiorno a tutti e tutti, io mi scuso per il disguido, ma come potrete notare, fino a mezz'ora fa ero a Faenza a spalare e abbiamo avuto un paio di problemi tecnici, però era comunque importante essere qui oggi a portare la nostra testimonianza. Noi come Bologna Solidarietà Attiva, già come ricordava l'intervento prima del mio, già inizio mese ci eravamo recati a Faenza ad aiutare la popolazione, già lì avevamo visto scene terribili, scene devastanti, case sommerse fino al secondo piano di acqua. E tornando in Romagna in questi giorni abbiamo visto scene peggiori. Abbiamo visto interi paesi spazzati via dalla furia dell'acqua, però abbiamo visto anche tante scene molto belle. Abbiamo visto una popolazione che non cede, che non molla, che continua a lottare. Abbiamo visto tantissima solidarietà popolare, al punto che in alcuni paesi veniva impedito l'accesso perché c'erano troppi volontari, perché non ci stavamo più all'interno dei paesi. In questi giorni ho sentito molte parole da parte del mondo della politica verso noi volontari, parole sicuramente molto belle, che facciamo bene ad andare lì a dare una mano, alcuni che iniziano a dire che dovremmo stare un po' di più a casa perché impediamo il lavoro dei mezzi pesanti, ma io sono 2 settimane che vado in Romagna e di mezzi pesanti ne ho visti veramente pochi e ancora di meno ne ho visti in azione. Ho visto tantissimi ragazzi e ragazze come me invece immergersi nell'acqua, nel fango fino alla gola per aiutare la popolazione. Però una cosa che non ho sentito da parte di tutta la politica è stato un messaggio di scuse. Non ho sentito una parola che dicesse: avete ragione, avete sempre avuto ragione voi, questo territorio l'abbiamo massacrato per 10 anni, l'abbiamo devastato, l'abbiamo succhiato fino al midollo e questo è quello che è successo. E allora scusate, ci avete ragione voi, adesso ci mettiamo di impegno e iniziamo a investire strutturalmente per mettere a posto questo territorio. Io questo non l'ho sentito, quello che ho sentito è stata una Meloni che parla di un DL da 2 miliardi e già calcolando i danni che ci sono stati e che vediamo tutti i giorni, 2 miliardi non sono assolutamente un cazzo per persone che hanno perso la casa, che hanno perso la macchina, che hanno perso familiari e amici. Che cazzo sono 2 miliardi? E una cosa che mi fa molto sorridere, per evitare altro, è il fatto che dentro il DL in cui sono contenuti 2 miliardi ci sia una clausola specifica in cui si inseriscono anche i rigassificatori, nello specifico quello di Ravenna, che in questo momento di tragedia viene considerato un'opera fondamentale, quando invece sappiamo perfettamente che è un'opera che serve solo ed esclusivamente alle politiche belliciste di questo governo che continuano a portarci ancora di più nel baratro. Questo è l'unico interesse. Allora, penso che sia importante ora più che mai ribadire che noi come generazione, come popolazione, non ci stiamo a farci prendere per il culo da questa classe dirigente di cui fanno parte anche i signori che stanno in questo palazzo qua alle mie spalle e di cui fa parte l'amministrazione regionale che mentre distrugge il territorio intanto condanna gli attivisti che cercano di portare un po' di consapevolezza in questo paese. Noi non ci stiamo, lo ribadiremo forte il 2 di giugno in una grande manifestazione regionale e ancora più forte il 17 di giugno in un'altra manifestazione per ribadire che sì, andiamo a portare una mano concreta alle popolazioni, andiamo a immergerci nel fango, ma non ci scordiamo mai chi sono i responsabili di questa catastrofe e un momento dopo momento le pagheranno tutte. Grazie.